Ciao a tutti, hola Teddy. Allora, come vi dicevo nel video precedente, degli acquisti a Firenze e Verona di Tiger, che vi metto i video qua su se ve li siete persi, sono stata anche a Teddy. Questo qui è il Teddy di Peschiera del Garda. Tra l'altro molto comodo perché non rimane in centro, ma rimane sulla strada, quindi c'è il parcheggione davanti, quindi veramente ottimo. E vi dicevo che sono rimasta molto soddisfatta perché rispetto a quello che io ho qui a Riccione, intanto a mio avviso è molto più grande, ma c'è anche tanta roba anche a livello, non so, adesso io ci sono andata forse un mese fa a Riccione. Non so se magari sia cambiato nel mentre qualcosa, ma c'era per dire canottiere, scarpe, ma in generale comunque di tutto ci avevano più roba. E quindi mi è piaciuto molto, sono stata lì mezz'ora e vabbè. Succede quando si va da Teddy. E per quanto riguarda le novità, perché come sappiamo Teddy non c'è, almeno che io sappia, un volantino come fosse Tiger, che ci sono sempre delle cose mensili. E ho trovato molte cose di Natale che io guardavo fuori, c'era un sole che ti spaccava le pietre, e poi guardavo queste cose di Natale, nel senso di decorazioni, tipo le statuine, non del presepe, tipo quei pupetti a tema comunque invernale, tutte le varie decorazioni, pigne, tutte quelle cosine lì, quindi non parlo di alberi di Natale o presepe, ma tutte le decorazioni che girano attorno al Natale, tantissime cose di Halloween a livello sia di dolciumi che di maschere, tutti quei scherzi, giochi e roba varia. E insomma, così dopo ci sono le solite cose, quindi la cancelleria, reparto casalinghi, eccetera. Comunque veramente ben fornito. Se capitate a questo qui di Peschiera, andateci, Peschiera del Garda. Allora, vi faccio vedere che cosa ho preso, nulla di eclatante. Allora, iniziamo con le porcherie, che non prendo mai, vi dico la verità. La busta mi si è rotta, adesso mi sono rimaste ancora qualche bustina. C'avevo voglia di gommose. Questo perché? Perché sono andata anche a Verona e non so, lui era pieno di quei negozi dove tu stai col sacchettino e vai a prendere tutte le varie gommose che ti pare, insomma. Qui da noi ad esempio non ce ne sono. E mandavano, quindi ho preso questo qui dell'Emotion, Emoji, e c'hanno dentro questi mini sacchettini con questi mini caramelline con tutte le varie faccine in diversi gusti. E che sono sì, frutta, Coca-Cola, ok, però io le sento tantissimo, non so se è una cosa mia, ma però me l'ha detto anche mio moroso, il retrogusto di zenzero. Dopo ho provato a guardare, ma qui non vedo, forse qui c'è scritto natural, però non c'entra niente, non lo so, se qualcuno di voi le ha prese ditemi se ha risentito la stessa cosa. Sanno di zenzero e sono varie bustine che vabbè sono un po' finite, vediamo se mi è rimasta qualcosa. Queste qui tutte con insomma le faccine, tiro fuori tutto che almeno butto via. C'è anche le cacchine, proprio carinissimo. Poi una cosa che ho preso sono queste qui, non ce le ho più, sono le caramelle quelle all'anguria, le caramelle scusate, le cingomme queste qui all'anguria, che praticamente ti dura un minuto il sapore in bocca e poi non senti praticamente più niente. E però mi avevano preso 50 centesimi, ah no, 1 euro scusate, e sono prese così. È stato quel minuto di godimento. Poi che altro ho preso per il cane, perché avevo finito i biscottini, io ho preso questi qui e gli piacciono.
Allora, scusatemi se qui l'audio non corrisponderà con quello che vedete, ma non so, questa parte si è diventata muta. Comunque vi faccio vedere qui che ho preso questi filamenti che mi è venuto in mente di metterli all'interno della resina. Hanno dei colori molto pastellosi, molto carini. Premetto che io non so lavorare all'uncinetto, fare queste cose. Però quando ho visto questo rotolo ho detto, ma se io lo metto dentro la resina può uscire qualcosa di carino? Non lo so, mi è piaciuto e me lo sono presa. E c'ha questi colori veramente molto molto carini. E adesso tra un po', penso che vediamo il prezzo, che non è 2 euro ma 2,50 euro, vabbè. Non mi ricordo. E poi vediamo un po'. Non capisco perché qui l'audio mi si è completamente azzerato. Poi c'erano delle cose a tema matrimonio, che boh, vabbè, e ho visto delle cose in legno, in particolare queste qui a 1 euro, che sono con la scritta Love, che quindi pensavo di integrarle nella resina e di colorarle anche con i colori Pebeo, così fa l'effetto prisma. Se non avete visto quei video, ne ho fatti insomma vari, quindi fare magari o delle collanine in legno colorate, oppure metterle all'interno della resina, non so, vedremo. Infatti qui vi faccio vedere il prezzo, 2,50 euro, mentre così mi costano 1 euro e sono molto carini. Comunque poi vediamo cosa tiro fuori, non mi ricordo più. Ok, sempre a 1 euro, e c'erano questi cuoricini con la scritta Mister e Miss. Anche questi mi è venuta l'idea di metterli nella resina o comunque colorarli con i Pebeo, e poi insomma vedremo strada facendo. Anche questi, vi ripeto, 1 euro. E c'erano varie cose a tema matrimonio, comunque. Poi, cosa tiro fuori? Vediamo. Ce la posso fare? Vediamo, vediamo. Ce la faccio? Abbiate pazienza per questa parte, ma cioè non, proprio non mi sono accorta. Gancini, ok. E ho trovato questi bellissimi gancini che a Riccione non c'erano. Se mettesse a fuoco sarebbe meglio. Ok. Che il gancio è proprio fatto a forma di cuoricino e li ho trovati molto molto carini. Sono, dai, sfiziosi per fare i portachiavi. Insomma, dai, una cosa carina, un po' diversa. Poi ho preso anche questi altri che invece sono classici, ma hanno già qui un po' di catenina, quindi sono proprio pronti per essere agganciati alla nostra creazione, insomma, quel che è. E sia questi qui che gli altri costano 1 euro. E effettivamente ne avrei potuti prendere anche di più, insomma, questi fanno sempre comodo. Poi ho preso questo set, c'erano un sacco di deco tape, washi tape. C'era molto anche a tema Natale. E ho detto vabbè, adesso ancora non è il tempo, però ho detto prendo questi qui che sono piccoli per fare le decorazioni sul bullet journal, quando devo fare magari le divisioni del lunedì, martedì, quindi settimanali, mi possono essere utili. C'erano anche di altri colori pastellosi, ma purtroppo erano rovinati, quindi non li ho potuti prendere, però sono molto carini. Poi, ultime cose, sapete che quando vado da Teddy prendo sempre i blocchi delle card, e ho preso quelli a 1 euro. Questo qui, che c'era anche nella versione più grande, appunto 1 euro, con questi disegni. Voi sapete che a me piume, queste cose un po' mi piacciono. Poi c'è questo disegno,
questo qui con i pavoni. Non so se siano pavoni, penso di sì. Questo così, un po' in stile barocco, questi bellissimi, che mi piaceva, mi piacciono da usare come card. Poi adesso devo fare un lavoretto, vi ho fatto vedere nel video di Tiger, che vi dico, ve lo metto qui, e dove ho preso un quaderno da disegno, quelli per lungo, diciamo, che però io userò come portafoto, quindi lo userò, diciamo, come oddio, non mi viene il nome. Comunque lo andrò a decorare con queste card. Quello che avrei fatto con quei kit di Tiger, che adesso non mi viene il nome. Oddio, non mi viene il nome. Vabbè, lo vedrete perché ve li farò vedere. L'altro che ho preso, che avevo visto dalla Nika e non avevo visto a Riccione, questo qui che adoro anch'io, con questo tema di lune, molto bello. Anche questo 1 euro. Purtroppo c'era solo la versione piccolina, però insomma va bene. Abbiamo qui la luna, questo dove ci sono tutti i vari segni zodiacali, quest'altra luna. La trovo molto carino, questo qui è bellissimo. Insomma, è molto molto carino. Poi, ultimissima cosa, sempre a tema cartopazzo, è questa agenda. Vi dico la verità, me ne piaceva un'altra che c'aveva qui tutto il disegno della Chiappasogni, scaccia incubi. Si chiama Chiappasogni scaccia incubi, se, ditemelo nell'info box, perché io l'ho sempre chiamata in tutti e due i modi. Costa 3 euro. Aspettate che ve lo apro così ve lo faccio vedere. Molto semplice, nulla di che. La copertina, vi dicevo, è molto bella. Mi piaceva più quell'altra, però anche questa con l'elefante, come vedete, tutto dorato, qui in stile mandala, molto carino. E ad anelli, anche qui è tutto decorato così, a foglie a righe, con il disegnino sotto. È proprio così, molto molto semplice, ha tantissime pagine, però lo trovo veramente molto molto carino, mi piace un sacco ed è versatile, insomma. Ok, queste sono tutte le cose che ho preso appunto al Tiger di Peschiera e sono molto molto contenta perché mi è proprio piaciuto, perché dentro c'erano tantissime cose, molto più fornito appunto, come vi ho detto, rispetto a quello di Riccione. Se qualcuno abita lì, ripeto, andateci, dà gusto girare. A parte che c'eravamo io e un'altra persona, quindi bellissimo. A Riccione trovo sempre un po' troppa gente, però lì sì, molto bello. C'erano anche tanti stickers, però non c'era nulla che mi attirasse. Cancelleria ce n'era di ogni genere, quindi veramente molto molto ben fornito. Se siete della zona, andate. Niente, questo è tutto. Ci vediamo presto. Un bacio. Ciao.